Romano Prodi a Ferrara per parlare di Africa e delle prospettive di un continente strategico. L'incontro si è tenuto nel Salone d'Onore di Palazzo Tassoni Estense, sede del Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara, organizzato dal Centro di Ateneo per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale CCSI di Unifè. A dialogare con Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, c'era l'assessore regionale Patrizio Bianchi, ex rettore dell'Università di Ferrara, assieme all'attuale rettore Giorgio Zauli. Ad introdurre l'incontro, il direttore del Dipartimento Alessandro Ippoliti ed il vice direttore del CCSI Alessandra Guerrini, che ha portato i saluti del direttore Romeo Farinella, assente per indisposizione. Se da un lato l'Africa è al centro delle rotte migratorie verso l'Europa, è stato sottolineato, dall'altro è interessato da una ricca e complessa riflessione sul suo ruolo nelle dinamiche globali. Proprio in seguito al rapporto stretto col vecchio continente, abbiamo chiesto al presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004 un commento sulle imminenti elezioni e sull'importanza che esse ricoprono. Il messaggio è molto semplice. Cari cittadini italiani, ci sono 23 cinesi ogni italiano al mondo e se non ci mettiamo insieme agli altri noi scompariamo di fronte alla Cina e di fronte agli Stati Uniti. Il voto alle europee è un segnale che ci siamo. Se noi perdiamo questa occasione, adagio adagio, già abbiamo fatto delle belle marce indietro rispetto ai nuovi giganti, se perdiamo questa occasione, adagio adagio scompariamo. Proprio l'Unione Europea è stata al centro di una riflessione che Romano Prodi ha rilasciato ai microfoni di Telestense. Rimane l'ultimo strumento di sopravvivenza. Se vogliamo conservare la sovranità, la possiamo conservare solo insieme agli altri paesi europei.